Un saluto a tutti, sono qui con due graditi ospiti. Abbiamo Luca e Francesco in arte, i Blonde Brothers. Ciao ragazzi, come state? Ciao, ciao Ciao amici. Claudio, come stiamo? Stiamo benissimo e tu come stai? Sto bene, per fortuna, anche se è un periodo particolare, cerchiamo di tirare avanti. Ragazzi, allora oggi ascolteremo Sempre. tanta musica, faremo felici gli amanti della musica, tante, tante canzoni che andremo ad ascoltare e ovviamente anche a guardare, perché sono stati realizzati dei videoclip, però prima di partire con la musica dobbiamo parlare un po' e far conoscere meglio i nostri ospiti. E partiamo dalle origini. Quando sono nati i Blonde Brothers? Beh, sono nati qualche anno fa sul divano di casa perché siamo fratelli e tra una schitarrata e l'altra all'inizio suonavamo delle cover e poi con il tempo abbiamo detto perché non dire qualcosa di nostro e quindi tra un accordo e l'altro ci inventavamo delle melodie e poi anche andavamo a calcare, diciamo, dei testi sopra queste melodie. E il nome del duo, chi l'ha deciso? Beh, diciamo che come tutte le cose decidiamo insieme, solo che guardandoci ed essendo fratelli abbiamo detto, beh dai, ci chiamiamo Blonde Brothers, un po' anche per ricalcare quel grande gruppo che sono i Blues Brothers e farci un po' un'analogia, ecco. Allora, vediamo di conoscervi meglio musicalmente. Cantate entrambi, la voce è di entrambi e gli strumenti da voi suonati. Beh, diciamo che noi abbiamo la caratteristica delle doppie voci, un po' alla Simon Garfunkel come gli America, e gli strumenti principali sono le chitarre acustiche, però ci dilettiamo anche con il banjo, con il pianoforte e con la chitarra elettrica. Your dinosaurs.
quando risale questo videoclip? Questo videoclip risale al 2014 e ci emoziona molto guardarlo, perché Do You Want innanzitutto è la prima canzone che abbiamo scritto, e soprattutto grazie a Do You Want e a tutto l'album Lights and Shadows siamo andati in Australia in una tournée nello stato del Victoria, e proprio lì dove vediamo quei faraglioni in mezzo al mare sono i 12 apostoli che sono nel sud dell'Australia, proprio nello stato del Victoria. Il vostro primo brano l'avete scelto in lingua inglese. Come mai? Sì, diciamo che all'inizio scrivevamo interamente in inglese, infatti il primo album che si intitola Lights and Shadows è interamente in inglese, perché ci veniva spontaneo questo genere in lingua inglese. Poi negli anni la sfida è stata quella di mantenere un po' lo stesso sound con la lingua italiana. Chi si occupa della scrittura dei brani? Chi si occupa della musica e chi del testo? Beh, diciamo che sempre l'ispirazione viene sempre da uno dei due, e dopodiché ci facciamo un lavoro di completamento, di diciamo di fusione, dove ognuno apporta una modifica, apporta un magari il suo punto di vista, tutto in virtù della musica e per la musica, senza diciamo nessun altro scopo. Quindi cerchiamo di trovare il nostro connubio perfetto. Non esiste un metodo preciso nella scrittura, però voi fate nascere prima il testo e poi gli abbinate la tonalità, oppure alla musica viene poi scritto un testo dopo, successivamente. Come funziona? In realtà generalmente partiamo da un finto inglese, noi lo chiamiamo inglese maccheronico, e da lì cerchiamo di calcarci sopra le parole in italiano che abbiano un suono molto simile, che non è così semplice, perché l'italiano ha molte parole piane, invece l'inglese ha molte parole tronche, e infatti diciamo abbiamo imparato ad apprezzare i grandi cantautori italiani dopo aver iniziato a scrivere in italiano. A quale gruppo storico assomigliano i Blond Brothers? Possiamo dire gli America, possiamo dire i Simon Garfunkel, però diciamo che lo diciamo con umiltà, perché sono dei grandissimi, grandissimi gruppi e soprattutto dei grandissimi scrittori di canzoni. Quanti pugni in
sarai. Anno di realizzazione di questo brano? Qui eravamo nel 2017. Se non sbaglio, perché siamo un po' confusi con gli anni. Sono tanti brani. E quale è stata la location? Beh, ce n'è più di una. Abbiamo una location è in un bar dove c'erano tutti i personaggi famosi in bianco e nero sulla parete, e abbiamo preso quell'angolo, diciamo, perché ci piaceva. E poi in un'altra location è dentro ad un capannone industriale, e dove abbiamo acceso delle luci, diciamo, e abbiamo creato quell'effetto di atmosfera. E poi un'altra location è in un teatro di Asiago, il Teatro Millepini, dove ha ballato la bravissima Glenda Geller. Ho scelto un brano italiano dopo uno in inglese, giusto per par condicio, diciamo così. E voi avete realizzato non solo dei singoli, ma anche degli album. Il titolo del primo album lo ricordate? Sì, allora il primo album si intitolava Lights and Shadows. Vai, Luca. Il secondo si intitolava Brucia. Brucia è quasi interamente in italiano, se non una canzone e qualche ritornello, perché abbiamo voluto avvicinarci di più alle persone che ci ascoltavano qui in Italia. Poi AAA, appunto questo ultimo brano, Credi in te, fa parte appunto di AAA, e poi l'ultimo album, Smuoviamo la città, e poi abbiamo anche fatto una colonna sonora e vari singoli con vari DJ. Colonna sonora di? Una colonna sonora di un book fotografico sulla natura, fatto da tre grandissimi fotografi naturalisti, Augusto Rigoni, Silvano Fabris e Gianluca, Gianluca Schivo, esatto, Gianluca Schivo. E questi grandi fotografi hanno fotografato gli animali della nostra natura in altopiano, e noi abbiamo fatto la colonna sonora assieme a due DJ che si chiamano Bob Rage e Pino Pinuk. I vostri brani sono reperibili sulle varie piattaforme per l'ascolto, ma anche per l'acquisto. È possibile anche acquistare i vostri brani? Certo, se trovate tutti i nostri brani su Spotify o comunque sulle varie piattaforme dove si può acquistare online, e soprattutto potete acquistare tutto il merchandising e tutti i dischi fisici attraverso il nostro sito www.blondeshop.it. Che ne dite se andiamo ad ascoltare un altro brano? Certo, Claudio. E questa volta vuoi vedere che capita uno in inglese? Così, ad occhio. Proviamo? Vai! Facciamo girare la ruota, vediamo che cosa ci va a selezionare. Passing through your fire, I kissed you.
Mastica l'inglese, diamo una spiegazione del testo e della location. Sembrava un ranch perfetto stile western. Esatto, esatto. La canzone è stata scritta in Australia, si intitola Burning Sheets, che vuol dire lenzuola roventi, e diciamo che è in perfetto stile country e siamo molto contenti perché continuiamo a portare avanti questo genere che si chiama electro country. E proprio Burning Sheets è la chiara spiegazione di questo genere, perché veramente c'è una commistione tra country e elettronica. E questo testo, diciamo, parla di un nostro amico al quale è successa una cosa un po' strana. Quindi invito tutti i telespettatori ad andare a cercare il testo di Burning Sheets che c'è nel web per leggere veramente tra le righe cosa intendiamo. Anno di produzione? 2018. 2018, stiamo andando sempre più avanti negli anni e direi di far girare ancora una volta la ruota e vedere che cosa ci riserva, quale brano musicale ci farà guardare e ascoltare. Proviamo? Vai con la ruota! Vai! I'm flying like a bird, feeling like a bird. I'm flying like a bird, feeling like a bird. Freedom in the streets, come out from your shell. No matter who you are, the color of your skin. Tonight.
anno di produzione? E questo circa gli stessi, un anno prima, quindi 2017. Ah, abbiamo fatto un passo indietro. Sì, la ruota sì. Ha girato all'inverso. Eravate in versione piloti. Sì. Avete mai nella vita provato a pilotare un aereo del genere? No. No. In realtà non possiamo dirlo, tutti pensano che l'abbiamo guidato, in realtà non abbiamo la patente, ecco. Quindi stato... non possiamo dirlo, rimane un mistero, quindi un punto interrogativo, non possiamo svelarlo. Allora esatto. Ragazzi, ora proviamo a capire dove vi trovate in questo momento, siete nel vostro studio di registrazione? Sì, siamo sul nostro, questo è un home studio, diciamo, dove facciamo di solito la pre-produzione dei dischi e l'abbiamo usato molto durante il periodo di quarantena perché non ci si poteva muovere, quindi abbiamo registrato molte canzoni qui a casa. Possiamo provare a capire come funziona, come si lavora nel mondo musicale, qualche strumento da voi utilizzato, sia per quanto riguarda strumenti musicali o anche strumenti tecnici, come può essere un amplificatore o meno. Cerchiamo di dare qualche info maggiore a chi ci sta guardando. Sì, beh, innanzitutto le chitarre che usiamo sono le chitarre create appositamente per noi, che si chiamano Vikings in onore dei vichinghi, perché hanno due cornetti. Adesso Francesco ve la mostra. Eccola lì, questa è la Vikings. Eccola qua. La caratteristica principale di questa chitarra sta nel suono? Nel suono, e che ha i buchi, ce li ha qui, al posto di averli in centro. E ha un suono particolarissimo, costruite proprio dal liutaio Angelo Brodini. Quindi spieghiamo questa differenza dei buchi, cioè messi lateralmente danno allo strumento la possibilità di creare un suono diverso. Che tipo di suono? Qual è la differenza tra i due suoni? Beh, diciamo che è un suono più caldo e poi lo senti, il musicista quando suona lo sente direttamente all'orecchio, perché il suono si sposta direttamente sul lato. E quindi no, il suono non va verso l'esterno, ma va verso prima, diciamo, chi suona. E poi logicamente quando si suona dal vivo, attaccando il cavo, si sente dall'impianto, quindi è anche quello il vantaggio, diciamo, perché il musicista sente direttamente il suono all'orecchio. E poi comunque queste chitarre hanno un suono molto caldo. Quindi ogni strumento ha una sua caratteristica che sta soprattutto nel suono, viene scelta una chitarra in base a quello che sarà il brano da eseguire, perché ogni chitarra è specifica per quanto riguarda un brano musicale da voi eseguito. Abbiamo visto questa che avete utilizzato in quale brano, ad esempio? Diciamo per registrare tutti gli ultimi brani abbiamo usato questa chitarra, e soprattutto li abbiamo usati in vari video e in tutti gli ultimi concerti. Mentre la classica chitarra acustica, non so se è lì disponibile da poterla mostrare. Ecco, questa è una delle nostre prime chitarre, tra l'altro. Questo è un omaggio a Elvis Presley. Questa è la classica chitarra acustica. Esatto. Questa è un'acustica con il buco al centro. È classica chitarra. E quanto è il costo all'incirca di uno strumento del genere? Vediamo queste due che abbiamo mostrato. Beh, la prima siamo sui 2000 euro e la seconda, quest'ultima, siamo sugli 800 euro, però adesso essendo usata questa non mantiene il valore, diciamo. Saremo sui 200 euro adesso, ecco. E che tipo di manutenzione viene eseguita per tenere al meglio questi strumenti, oltre le varie accordature classiche? Però ci sarà sicuramente una manutenzione particolare. Tra l'altro vanno tenuti lontani probabilmente da fonti di calore. Sì, diciamo che teniamo le chitarre sempre in questa stanza perché ha un caldo abbastanza omogeneo.
E diciamo che a livello di manutenzione andiamo sempre dal liutaio, diciamo, soprattutto prima dei concerti, prima di iniziare, diciamo, una serie di concerti, andiamo dal liutaio e lui assetta la chitarra, perché essendo fatta di legno e il legno è un materiale vivo, continua a muoversi in base all'umidità, in base agli spostamenti, e quindi ogni tot, tipo ogni 3-6 mesi, dobbiamo andare dal liutaio e assettare, diciamo, sulle armoniche, sulle corde, diciamo, cose, diciamo, da liuteria, ecco, che lasciamo fare sempre a loro, perché è un lavoro molto difficile, soprattutto far suonare uno strumento e renderlo al massimo, quindi ci affidiamo a degli esperti. Torneremo a parlare di questo subito dopo aver ascoltato il brano che vi stiamo per mostrare. Allora, chi dei due vuol far girare la ruota? Vai, la faccio girare io, Claudio. Vai, vediamo cosa viene fuori. Gira! Mackie butta quel suo peluche, ora è grande, non serve più. Nel suo letto l'affetto è schiavitù. Un incrocio, un semaforo, sulla strada un vieni e vai, e poi buttarsi via in un autostop. Qualcuno arriverà e un'altra volta soffrirà. Un gioco d'amore sei, un'ora di sesso crei. Qualcuno arriverà e un'altra volta soffrirà. La sua città, prigioniera di una realtà, tacchi asfalto le sue vanità. Fare sesso non è un tabù, ma Maggie lì non sorride più. Casa dolce, casa dove sei? Qualcuno arriverà e un'altra volta soffrirà. Un gioco d'amore. Soffrirà. Arriva lui ed è già un eroe, col sorriso, una giacca blu, a un dopo barba che non scorda più. Senza dubbio lei se ne va tra le braccia di chi già sa che tutta la sua storia accetterà. Per sempre non si sa, ma con lui ci proverà. I nostri telespettatori avranno riconosciuto i protagonisti di questo videoclip. Li vogliamo citare?
Sì, abbiamo avuto l'onore di avere Igor Barbazza, che è un famosissimo attore che ha fatto numerosissimi film e telefilm, e poi Paola Di Benedetto, che è la vincitrice del Grande Fratello dell'anno scorso, e poi ha fatto un sacco di programmi, è stata Madre Natura, Ciao Darwin, e poi ha fatto l'Isola, ha fatto appunto il Grande Fratello, quindi Però prima di tutto dei sono grandi personaggi. e delle grandi persone, sì. Dei grandi personaggi, come dice Francesco, e delle grandi persone. Quindi siamo stati onorati di averli con noi nel video. Proviamo a spiegare il contenuto di questa canzone. Anche il testo era italiano, quindi molti avranno compreso sicuramente, però c'è sempre una logica dietro alla realizzazione di un brano. Vogliamo dare una spiegazione? Beh, diciamo che questa canzone è dedicata a tutte quelle ragazze che si sentivano e si sono sentite usate da qualcuno. E in particolare, questa storia parla di una prostituta che lascia, diciamo, quel mondo perché trova l'amore. Però diciamo che si può adattare appunto alla realtà di una ragazza che viene usata solo perché magari è bella esteticamente o per appunto un fatto sociale, diciamo, ecco. Torniamo a parlare degli strumenti musicali che abbiamo visto e che qualche altro, forse probabilmente, ce lo mostrerete tra un po'. Tra questi c'è uno che vi sta particolarmente a cuore per un motivo? Beh, no, diciamo che ognuno ha un modo suo di stare nel nostro cuore, quindi io direi che anche Io resto a casa mia, per esempio, è stato veramente una sorpresa come canzone, perché l'abbiamo registrata interamente qui, poi abbiamo mandato al nostro produttore Alberto Rapetti a Verona tutte le tracce e anche il video, siccome eravamo in quarantena, diciamo, cioè in quarantena obbligata, eravamo a marzo barra aprile e abbiamo filmato il videoclip proprio qui in questa stanza e in casa nostra. E diciamo che ha avuto un grande successo anche tra gli infermieri e tra gli addetti ai lavori che erano in prima linea negli ospedali. E diciamo che questa canzone l'abbiamo realizzata con uno strumento che abbiamo riscoperto ultimamente perché facendo electro country abbiamo pensato di inserire anche il banjo nelle nostre canzoni e devo dire che quello strumento ha dato una caratteristica in più al nostro genere per distinguerci dalla massa, ecco. Il banjo è lì con voi? Ce l'abbiamo? Vediamo, eccolo Ce qui. l'abbiamo, ce l'abbiamo, eccolo. Questo è il banjo. Facci sentire una piccola strimpellata, dai. Beh, vediamo se è accordato. Ecco, così al volo. Perfetta musica country. Allora, cosa andiamo a vedere adesso? Qual è il brano che abbiamo appena citato? Io resto a casa mia. No, Ma è meglio non rimanere a casa, o adesso è meglio. Infatti, dopo faremo un altro brano, Claudio. Se riesci a mandarlo, avremo un altro brano che invita la gente ad andare a smuovere la città. no? Va bene, vediamo un po' se la ruota ci seleziona il brano giusto. Proviamo? Via con la ruota! Fuoco e libertà, la partita in casa, la trasferta è nel garage, porta salute, chiave dell'umanità. Io resto a casa mia, oh yeah, e andrò via.
vedere lei, non lo sai quanto io vorrei. Al quarantesimo lo stadio si alzerà. Io resto a casa mia, oh yeah, e andrà tutto bene, oh yeah. Io resto a casa mia, oh yeah, ci abbracceremo insieme, oh yeah. Io resto a casa mia, oh yeah, e andrà tutto bene, oh yeah. Io resto a casa mia, oh yeah, ci abbracceremo insieme, oh yeah. Sì che lo so che non si può stare attaccati, sto a metro da te, voglio però quando passerà fare un abbraccio fraterno fra noi. Siamo di più di un goccio in un bar, infermieri, dottori, siete delle star. Aiutali tu, sta a casa se poi andrà tutto bene, l'Italia che vuoi. Resta a casa mia, oh yeah, e andrà tutto bene, oh yeah. Io resto a casa mia, oh yeah, ci abbracceremo insieme, oh yeah. Io resto a casa mia, oh yeah. E andrà tutto bene, oh yeah. Io resto a casa mia, oh yeah. Ci abbracceremo insieme, oh yeah. Io resto a casa mia. Possiamo dire che ogni brano che abbiamo ascoltato ha una sua storia e tra l'altro uno stile diverso, quindi siete stati bravi anche a non ripetervi. Grazie Claudio. È la verità. Sì, qua abbiamo cercato di darci un sapore un po' reggae e dare un po' di allegria al momento che stavamo vivendo tutti, perché eravamo tutti rinchiusi a casa e quindi volevamo dare un po' di spensieratezza raccontando un po' dell'argomento, ecco. E visto che l'argomento che abbiamo introdotto è quello del Covid, che sta ancora attanagliando gli italiani e creando un sacco di problemi sia economici che altro, e che ci sta costringendo ancora a non un lockdown completo, ma qualcosa di simile, voi come l'avete vissuto in quel periodo? Beh, diciamo che come si può vedere da questa canzone che abbiamo ascoltato, abbiamo, oltre ad aver fatto meditazione, aver trovato tutti i modi per passare il tempo, abbiamo chiaramente scritto tantissime canzoni e diciamo quindi è stato un momento molto creativo per noi e tra l'altro stiamo facendo anche delle canzoni in acustico che parlano appunto di questo argomento, che usciranno prossimamente sui nostri canali social. Qual è la cosa che vi è più mancata in quel periodo? La cosa che ci è più mancata è stata i concerti, sicuramente. Che mancano anche oggi, purtroppo. Che mancano anche oggi. Mancano tantissimo, abbiamo una voglia di suonare e di dare e ricevere emozioni dal pubblico. Abbiamo parlato di concerti e voi ne avete fatti, quindi possiamo citarne qualcuno, e voi avete partecipato a diverse manifestazioni, avete avuto modo anche di stare a contatto con gruppi musicali importanti. Vogliamo citare anche qualcuno? Sì, diciamo che innanzitutto abbiamo cantato a Canale 5 nel programma The Winner Is, dove siamo arrivati in finale e siamo stati finalisti e siamo stati contentissimi di questo. Poi abbiamo suonato al Whisky a Gogo di Los Angeles, abbiamo suonato a Prato della Valle a Padova, a Fiuggi, in Puglia anche, e quindi siamo stati molto molto contenti di tutti questi concerti, perché il pubblico ci dà sempre tantissima energia e tantissimo riscontro. In particolare a The Winner Is abbiamo duettato con Alessio Bernabei, che seguivamo sempre
lo ascoltavamo in radio, lo vedevamo in TV, e quindi è stata un'esperienza straordinaria condividere il palco con un grande della musica. Questo è un periodo freddo, siamo a gennaio, fa molto freddo, e quindi serve un brano che ci possa riscaldare. Proviamo a vedere se riusciamo a trovarlo. Vai, giriamo la ruota. Bocca a bocca sul ponte, inclinando la fronte, mentre sfreccia nel sangue un traffico intenso di tiro ormonali. L'orologio si slancia, accelera il sole. La mia percezione di essere in punta a uno shuttle spaziale. E scivola. Diluire le strade, sciroppo alla menta tra baci, carezze e jeans sulla pelle, in un cocktail d'amore, in un cocktail da bere. Diluire l'estate, sciroppo di mare, spalmando i minuti, seguendo le curve, non voglio arrivare a settembre a studiare. La ruota gira veloce, come spaccare una noce, e dentro al bicchiere il ghiaccio si scioglie, si ferma la giostra, tra i costumi e le tigre, la spiaggia ingrassita. Il tempo felice si vide in un lago e si ricorda per sempre. E scivola, e scivola. Diluire l'estate, sciroppo alla menta tra baci, carezze e gin sulla pelle, in un cocktail d'amore, in un cocktail da bere. Diluire l'estate, sciroppo di mare, spalmando i minuti, seguendo le curve, non voglio arrivare a settembre a studiare. C'è un autobus vuoto in fondo alla strada che aspetta chi sale. Ogni giorno il tuo giorno parti senza pensare. Alla menta tra baci, carezze e gin sulla pelle, in un cocktail d'amore, in un cocktail da bere. Diluire l'estate, sciroppo di mare, spalmando i minuti, seguendo le curve, non voglio arrivare a settembre a studiare. Diluire l'estate, sciroppo alla menta tra baci, carezze e gin sulla pelle, in un cocktail d'amore, in un cocktail da bere. Diluire l'estate, sciroppo di mare, spalmando i minuti, seguendo le curve, non voglio arrivare a settembre a studiare. Diluire l'estate, sciroppo alla menta tra baci, carezze e gin sulla pelle, in un cocktail d'amore, in un cocktail da bere. Diluire l'estate, sciroppo di mare, spalmando i minuti, seguendo le curve, non voglio arrivare a settembre. E dopo questo brano l'atmosfera è cambiata, si sente di più il calore. Il calore dell'estate. Il calore dell'estate che ci manca e tornerà, ovviamente. Tornerà, speriamo presto. Speriamo presto, sì. Senza Covid. Senza Covid. Senza Covid e tranquilli. Per tornare ai concerti. Per tornare ai concerti, e l'estate è il periodo dei concerti. E proviamo quindi a dare una spiegazione di questo brano. C'erano delle ragazze, non so se possiamo citare anche i loro nomi, se ve li ricordate. Sì, allora Laura Montecchio, ringraziamo Laura Montecchio, ringraziamo Martina Meneghini e Jessica Masiero. E ringraziamo tanto anche Michele Piazza per questo bellissimo video che ci ha fatto. Torniamo a parlare di strumenti. Non abbiamo citato la chitarra elettrica, che è molto importante anche. Ce n'è lì, sì. Una? La possiamo mostrare se c'è?
Sì, molto spesso la usiamo anche in molte canzoni, anche per fare sia degli assoli che per fare degli abbellimenti. Questa è la chitarra elettrica. Questa è una Fender Stratocaster. Quante corde? Ah, classiche. Sei corde. Sempre sei corde. Vogliamo provare a sentire un po' il suono, anche se non è del tutto, non avendo l'amplificatore. Non si sente tanto, ma... Perché non c'è l'amplificatore, ovvio. Si sente? Si sente benissimo. Bene ragazzi, abbiamo riscaldato l'ambiente, abbiamo fatto ascoltare diversi brani, avevamo promesso ai nostri telespettatori di tanta musica, tanta bella musica, e lo stiamo facendo, ma non abbiamo ancora concluso, non siamo ancora alla conclusione perché abbiamo qualche altro brano da ascoltare e abbiamo ancora da dire qualche chiacchiera, se vorrete. Certo, certo, noi siamo a tua disposizione, Claudio. Chi dei due vuole girare la ruota questa volta? Vai, Francesco. Vado io. Vai, vai, vediamo cosa viene fuori. E quando respirerai, via da noi, via dalle stelle che non cadono, non brillano. E quando ti scriverai le parole sulla pelle sopra i fianchi tuoi, mi penserai. Senza più tremare dentro, senza più silenzio, guarderò il tuo volo lì da un angolo e sei libero. La protagonista di questo brano si chiama? Beh, ce ne sono varie protagoniste. Partiamo da chi abbiamo visto alla fine. Diciamo che allora la canzone è dedicata a tutte le donne, però di attrici ne abbiamo tantissime. Mi sono messo qui sul cellulare, perché altrimenti ci dimentichiamo tutti i nomi. No, è giusto citarle tutte. Vai. Allora... Alberta Geremia,
Jennifer Smith, Simona Predoi e Vanessa Premier. Queste le protagoniste del video che abbiamo appena guardato e soprattutto ascoltato. Una spiegazione del testo? Beh, diciamo che il testo è stato scritto insieme a noi da Luca Sala, che è un grandissimo autore e che ha scritto per Emma, ha scritto per Eros Ramazzotti, per Tiro Mancino, eccetera, e tantissimi altri gruppi. E diciamo che il testo parla di come lasciare libero una persona sia la più grande dimostrazione d'amore. Libera, il titolo, dice tutto. Libera. Rigiriamo la ruota e vediamo dove ci porta questa volta. Vai che giro io! Autostrada, aeroporto, colgo l'attimo e si parte. Stati Uniti, Carpe Diem, colgo l'attimo e parto. Volo per Los Angeles, check-in ore 9:26. Sento te su Messenger, scrivo frasi senza regole. Sono in para le mie dita per sentirti. Il 3G non prende più, sto in paranoia. Mi manchi tu, mi manchi tu, se la città sia un grattacielo. Mi manchi tu, mi manchi tu, noi siamo strade in parallelo. Sei California, deserto, il mio tormento. Mi manchi tu, mi manchi tu, noi siamo strade. Selfie mossi e stelle a Hollywood. Like e cuori siamo online. Fusi orari, accessi su WhatsApp. Sono in para le mie dita per sentirti. Il 3G non prende più, sei in paranoia. Mi manchi tu, mi manchi tu. Sei la città, sei un grattacielo. Mi manchi tu, mi manchi tu. Noi siamo strade. Capatina anche in California, ragazzi. Esatto, sì. Esatto. È stato bellissimo andare a gita. Come? Ho detto, abbiamo fatto un'altra gita dopo aver assaporato l'estate con il brano precedente. Abbiamo assaporato una città, una terra molto calda, o no? Sì, assolutamente, sì. Anche il pubblico. Perché abbiamo sì fatto il video, ma abbiamo fatto un bel tour negli Stati Uniti in vari luoghi. Infatti questo videoclip è girato in vari posti, sempre negli Stati Uniti comunque, e niente, poi è stato un onore suonare con Tim Reynolds al Whiskey a Go Go, che è il chitarrista della Dave Matthews Band. E poi abbiamo appunto fatto vari concerti in giro per l'America,
e quindi una terra calorosa sia dal punto di vista del pubblico, abbiamo scoperto, e sia dal punto di vista della temperatura. Abbiamo ancora due brani da far ascoltare al nostro pubblico. Uno dei due lo terremo per dopo i saluti. Va benissimo. Puoi scegliere quale mostrare adesso dei due. Mostriamo, vediamoci in HD. Ci vediamo in HD? Vediamoci in HD. Vai. Sai, con tutti questi blocchi la città sembrava di Lego. Mi selfie ero un alieno, la mia astronave eri tu. Giorni sigillati in casa di carta, premium e serie TV. Chi mancava eri tu, eri tu, eri tu. Sai, il tempo come a scuola non passa mai. 50 giorni sognando Dubai. Apprezzeremo ogni bacio come scelto la Houston, concerto sold out. Vediamoci in HD, viviamoci come un film, di quelli che prendono gli occhi, il cuore, la pelle, ti senti alle stelle. Vediamoci in HD, viviamoci come un film, in diretta nel tempo, capelli nel vento, emozioni in 3D. Sai, mi fai provare sei di viaggi alle Ulisse, montagne rosse, i tuoi capelli tra i miei. Sai, ora il tempo scorre come non mai, sono frecci minuti con te, e assaporo ogni bacio come scelto la Houston, concerto sold out. Vediamoci in HD, come un film, di quelli che prendono gli occhi, il cuore, la pelle, ti senti alle stelle. Vediamoci in HD, vediamoci come un film, in diretta nel tempo, capelli nel vento, emozioni in 3D. E mi commuovo adesso che sei qui e posso vivere. Cominci a spogliarti dalle tue paure, che perdono peso e non hanno più senso, svaniscono insieme in questo universo. Vediamoci in HD, viviamoci come un film, di quelli che prendono gli occhi, il cuore, la pelle, ti senti alle stelle. Vediamoci in HD, viviamoci come un film, in diretta nel tempo, capelli nel vento, emozioni in 3D. In diretta nel tempo, capelli nel vento, emozioni in 3D. Non abbiamo pubblico in studio, se no avremmo avuto modo di sentire un caloroso applauso per questi due nostri ospiti, bravissimi musicisti. Grazie Claudio, grazie a te. Ragazzi, rimane un brano, però abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione. Questo tempo lo dedichiamo ai progetti futuri dei Blonde Brothers. Qualche anticipazione la possiamo dare ai nostri telespettatori? Beh, diciamo che stiamo lavorando in un nuovo album, e quindi non sappiamo ancora quando uscirà, però siamo al lavoro, abbiamo già parecchie canzoni pronte e stiamo terminando, diciamo, le ultime, ecco. Assieme al produttore Alberto Rapetti. Che ringraziamo molto, e ringraziamo tanto anche, non abbiamo nominato, Attilio Caldognetto, che è stato uno dei videomaker che ci ha fatto più video in assoluto,
e quindi tra quei video che avete visto ce ne sono anche di sui, ecco. Ecco, e poi diciamo che ogni lunedì, da adesso in poi, annunceremo nei nostri social, stiamo portando avanti delle canzoni acustiche per tenere compagnia alle persone. Quindi tramite i nostri social, che basta andare su Instagram, Facebook o nel nostro sito blombrothers.com o nei social blombrothers, diciamo, lì potreste restare informati su tutte queste notizie musicali che continueranno ad uscire da qui in avanti. Gli stessi social dove il nostro pubblico avrà modo di rivedere questa intervista e riascoltare i brani che vi abbiamo mostrato. E ragazzi, è arrivato il momento di salutarci, purtroppo, ma ogni bella cosa ha anche una fine, purtroppo, non esiste la possibilità di andare avanti per sempre, però noi ci risentiremo perché c'è questo nuovo progetto che state realizzando e non so se c'è già il titolo del progetto o non ancora. Sì, possiamo svegliare Francesco. Vai Luca, vai. Canzoni abusive del lunedì. Canzoni abusive del lunedì è il titolo dell'album che i Blonde Brothers stanno realizzando e che presto sarà disponibile sulle varie piattaforme, sia per l'ascolto che per l'acquisto. In realtà, Claudio, era Canzoni abusive del lunedì, è il progetto acustico che stiamo facendo. Il nuovo album si intitolerà Emozioni Fast Food. Ci siamo spiegati male, Emozioni Fast Food. Nessun problema, vivremo queste emozioni presto, ci auguriamo, e nel frattempo, con i saluti finali, lanciamo il brano conclusivo. Dal titolo, chi dei due lo vuole annunciare? Lo annuncio io, Luca. Vai. Smuoviamo la città, speriamo. Smuoviamo la città. Ciao a tutti e grazie di aver partecipato. Un abbraccio. Grazie amici, grazie a te Claudio e grazie a tutti i telespettatori. È sempre un piacere. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao.
smuoviamo la città, cantiamo in libertà, viviamo ogni minuto con la stessa intensità. Svegliamo la città, cantiamo senza età, c'è un piccolo dentro ad ogni uomo che si sveglierà.